amici di Opera Classica, ben trovati in questa nuova diretta Instagram. Stasera, come avete un po' visto in giro sui miei social e dal reel che ho pubblicato una mezz'oretta fa, c'è un ospite straordinario qui ad Opera Classica. Lei è stata gentilissima perché in questo momento si trova a Monaco e poi ci racconterà un pochino lei il suo impegno. E lei è Nino Machaitze, un soprano di fama internazionale che ha accettato gentilmente il mio invito a partecipare ad Opera Classica e ovviamente lei è conosciutissima in tutto il mondo dell'opera lirica, è uno dei soprani più brillanti a livello internazionale. Si è esibita nei teatri più importanti al mondo come il Metropolitan, a Monaco di Baviera, a Berlino, a Barcellona, insomma, ovunque, a Parigi, al Covent Garden, la Royal Opera House, Los Angeles Opera, insomma, tantissimo, anche a Napoli, io sono napoletana, anche al Teatro San Carlo, ha cantato spesse volte e con grande successo e ha debuttato tantissimi ruoli, quindi io tra l'altro è stata anche non soltanto è molto brava, è una grande professionista, ma è anche molto bella e infatti è stata testimonial anche di alcuni importantissimi, gioielli, insomma. E adesso andiamo subito a contattarla per ascoltare il suo racconto musicale, in emozioni. E ospite di Opera Classica, infatti sono molto emozionata, è Nino Machaitze. Andiamo subito a contattarla. Prima di andare da Nino, ma non c'è bisogno che io ve lo dica, mi raccomando, partecipate con un like, l'emoticon, commentate, insomma, è l'unico modo della multimedialità per stare accanto ai nostri artisti. Più condividiamo musica, più ne conosciamo. E ora andiamo da Nino. Grazie a tutti quelli che parteciperanno. Ciao Nino! Ciao, Ciao, sei... grazie mille per aver accettato. Mi fa Grazie. Tra piacere, grazie a l'altro, te. tu in questo momento sei a Monaco, in Germania, per un impegno molto bello. Infatti, voglio che lo dici tu e informiamo anche, ma tanto già lo sanno, gli amici di Opera Classica, di cosa stai facendo in questo momento. Certo, ciao a tutti ragazzi, buonasera. Allora, sono sì qui a Monaco di Baviera. Ieri abbiamo fatto la prima, il concerto dei Lombardi di Verdi. Lombardi alla prima crociata. Io faccio il ruolo meraviglioso di Gisella, che è uno dei ruoli più belli e anche più impegnativi, ma che a me piace da morire, quindi è veramente meraviglioso e sono felicissima. E stiamo facendo anche un CD e quindi tutti potranno ascoltare la nostra Fantastico, registrazione. fantastico. Infatti ti ringrazio tanto perché tra un impegno e l'altro hai trovato un po' di... Sì, domani poi partiamo a Budapest perché è un progetto che si fa qui. E poi anche a Budapest, dopodomani facciamo un altro concerto, sempre Fantastico, questo infatti ti sono grata che hai trovato appunto questo tempo per Opera Classica e super emozionata. Tu sei uno dei miei miti dell'opera. È emozionante, insomma. ringrazio, Allora, Nino, tu vieni anche da successi strepitosi. Di recente, a marzo, sei stata a Roma nei panni di Netta. Tra l'altro, il Teatro dell'Opera di Roma è un teatro che è stato spesso presente nel tuo curriculum artistico. Quindi ti chiedo un po' quanto è stato difficile il ruolo di Nedda, anche tra l'altro in una regia di Zeffirelli, che è l'unica moderna, e il tuo rapporto col Teatro dell'Opera di Roma. Guarda, allora, il ruolo di Nedda è un ruolo meraviglioso che amo tantissimo, però se devo essere onesta con te, non è un ruolo Ok. difficile, almeno per me. Io non lo trovo per niente difficile, anche perché, cioè, paragonando agli altri ruoli che canto, per esempio come Giselda, ma anche Traviata, oppure anche stessa Giovanna d'Arco che io avevo fatto l'anno scorso, sempre al Teatro dell'Opera di Roma. Per cui, sai, alcuni ruoli sono molto più impegnativi di Nedda,
Però ovviamente è una scrittura comunque del repertorio di verismo, per cui ci vuole comunque anche la voce giusta e diciamo il volume giusto perché l'orchestra è molto presente, per cui non voglio far credere ai ragazzi giovani che è un ruolo facile, quindi che devono farlo. No, ogni ruolo ha il momento giusto, ha l'età giusta, ha la maturità giusta e sicuramente Nedda non è uno di quei ruoli che si può fare all'età giovane. Tanto è vero che io lo faccio adesso, che ho 40 anni, l'ho debuttato 5 anni fa, però sai, dopo 23 anni comunque io ho debuttato a 16 anni, per cui ho un po' di anni già sul palcoscenico. E il Teatro dell'Opera di Roma per me è veramente uno dei più amati in assoluto, perché ecco, si sta bene, si lavora bene, si canta bene, è veramente bello e spero di Tanto per tornare. presto. Intanto, ciao a Grazie, stanno tutti! arrivando commenti emotivi, insomma, si stanno scatenando in chat. Allora, Mi fa tra l'altro, piacere. un altro titolo che tu hai citato, che vedo molto ricorrente nel tuo curriculum, è Traviata. Ti chiedo, ecco, quando Sì. è stato il debutto in Violetta Tanto. Valeri, cosa ti ricordi? E poi, appunto, facendolo in tanti anni, quanto hai interiorizzato Violetta, quanto è cambiata, insomma, ti emozioni sempre, un po' come questo personaggio che ti insegue, tra l'altro, vieni da successi di Traviata recentissimi a Palermo, c'è stato anche lo streaming, tanto apprezzata anche nel mondo multimediale, questa Traviata palermitana. Ecco, io ti chiedo proprio questa Violetta come sta evolvendo insieme a Nino? Guarda, Violetta e la Traviata in assoluto adesso è uno dei miei ruoli preferiti. È il ruolo che faccio veramente, veramente spesso. L'anno scorso, la stagione scorsa, ho fatto praticamente 6 allestimenti diversi di Traviata, che è veramente tantissimo per una stagione. L'ho fatta davvero tra Berlino, Siviglia, Oman, eccetera, eccetera. Appunto, poi anche al Petruzzelli, che era una cosa inaspettata, era un jump-in, ma che è stata veramente una bellissima esperienza. Ho adorato cantare a Bari, veramente che atmosfera magica. È la città stupenda, il teatro stupendo, il pubblico. E poi Palermo, che amo tantissimo, dove tornerò molto presto, ma adesso non posso assolutamente dire perché non è stato ancora annunciato, per cui non posso fare questo annuncio. E la Traviata, allora, la Violetta è anche uno di quei ruoli, che bisogna evitare di farlo da giovani, da molto giovani, soprattutto quando non sia pieni di, diciamo, esperienza, sai. Io ho debuttato la Traviata che avevo 30 anni, quindi ho aspettato, pensa quanto ho aspettato, perché se consideriamo che io ho debuttato, Rigoletto, a 16, e quindi poi non mi sono mai fermata, però per la Traviata io sempre rifiutavo la Traviata, perché dicevo, no, non sono pronta, non sono ancora matura, non sono ancora matura. Questo non significa che io tecnicamente non fossi capace a farla bene, sai, ma semplicemente ci vuole una maturità fisica. Ci vuole una maturità fisica proprio anche per affrontare il personaggio, perché non è semplicemente stare lì a cantare, giusto? Bisogna interpretare, perché solo cantante non è esaltante, non è niente. Bisogna essere degli artisti. Sai, perché oggigiorno non basta essere solo bravi cantanti, bisogna essere bravi interpreti, bravi artisti. E quindi per questo motivo io ho aspettato tanto per la Traviata e a 30 anni l'ho debuttato a Los Angeles. E in una delle produzioni in assoluto che ho amato sin dall'inizio, veramente bellissimo. E devo dire che è stato proprio amore a prima vista. Perché ci sono alcuni ruoli, sai, alcuni ruoli che tu apri lo spartito, cominci a cantare il ruolo e te ne accorgi di quanto sia perfetta per te. Perfetto. Altri invece tu cominci, apri lo spartito, cominci a guardare studi e dici, ah, caspita, qua ci devo lavorare. Sai, perché non è che è tutto automatico, no? Allora, devo dire che io ho questo bellissimo rapporto con Verdi e
sono molto felice perché negli anni adesso vedrete che vado a fare un po' di ruoli splendidi, verdi come Elisabetta di Don Carlos, in francese facciamo, e poi farò anche Desdemona di Otello e poi Simon Boccanegra, quindi diciamo mi sto veramente concentrando molto adesso nel Verdi, ma questo senza lasciare il mio amato Rossini, perché io adoro cantare Rossini. Quindi assolutamente sarà un bel mix, come piace a me. Esatto. E quindi la Violetta sì, è stato proprio amore a prima vista, però sai come ogni ruolo, man mano che lo canti, è sempre meglio. Almeno per me è così, perché proprio acquisisci la padronanza di quel ruolo, sai, non è più un debutto, non è più un provo a fare questo, ma è veramente come se il fisico ti suggerisse proprio cose nuove che sono anche sempre più profonde. E quindi approfondisci sempre di più il carattere, il ruolo, la scrittura, provi anche le sensazioni nuove, quindi per me è sempre meraviglioso. E appunto è da 10 anni che canto questo ruolo e ne ho anche tantissimi nel futuro e sono molto felice. E tra l'altro stasera devo controllare anche che mi è stato mandato il link per visionare se mi piace tutto, per fare il DVD, perché uscirà anche un bel DVD della Traviata e quindi stasera vedrò e se ho delle correzioni e sono contenta. Aggiungerò anche il DVD della Traviata. Che meraviglia, beh, la Traviata tra l'altro è la mia opera preferita, quindi sono contentissima di questa notizia che ci hai dato, ti ringrazio tantissimo. Io ricordo un altro ruolo, ti vidi in televisione, eri con Leonucci in Rigoletto a Parma. Quella Rigoletto è passato un po' alla storia dell'opera lirica, bellissima. Sì, ecco lì, come c'era anche Francesco De Muro, insomma, bellissima regia anche. Tu, che, appunto, che ricordi porti di Leonucci e che emozioni sono state appunto cantare a Parma, quindi terra verdiana, con Leonucci, ma in questa bella regia anche. Guarda, io era 2008, no? Quindi io avevo quanto? 22 anni, 23 anni, quindi tu immagina per me che cosa era stare al fianco di Leonucci. Cioè, io mi ricordo che praticamente lo guardavo e lo studiavo. Sai perché? Perché cercavo assolutamente di prendere tutto quello che io potevo prendere da lui, dal grandissimo artista che stava sul palcoscenico da 1000 anni. E quindi, capito, l'esperienza, cosa faceva, cosa non faceva. Perché sai che bisogna sapere un po' tutto, no? E per me è stata veramente una delle cose più che proprio lo porto nel cuore, no? Perché era anche una grandissima responsabilità, perché fare appunto, nonostante Gilda per me non era, diciamo, un ruolo nuovo o un ruolo che mi spaventava o non ero una debuttante. Ecco, questo no, perché avevo debuttato appunto quando avevo 16 anni, quindi, e poi l'avevo fatto tante volte. Quindi non era il fatto di fare Gilda, ma era il fatto di dove stavo facendo io Gilda e con chi lo stavo facendo e soprattutto proprio anche col pubblico e tutto. E in più stavamo facendo questo DVD, quindi guarda, io ti dico, avevo preso quell'esperienza come proprio il dono, no? Il regalo meraviglioso e avevo deciso proprio di fare del mio meglio in assoluto. Perché, sai, nella vita, soprattutto all'inizio della carriera, anche dopo, questo sempre, però all'inizio, quando un giovane cantante, diciamo, si sta lanciando e ci sono teatri che stanno, diciamo, puntando su quell'artista, no? Che gli stanno dando le possibilità di farsi vedere. È importante davvero mettere da parte qualsiasi agitazione o nervosismo, o perché può capitare, ma è importante vincere sopra questa cosa e dare davvero del proprio meglio, cioè proprio tutto il cuore, il 100%, perché sono le occasioni, sono le possibilità che ci vengono date e tutto sta se sfruttiamo al massimo
o no, capito? È perché sono le porte che si aprono e bisogna veramente essere preparati, soprattutto arrivare preparati alle prove, arrivare preparati, arrivare sicuri di tecnica, del ruolo, di tutto, altrimenti nei posti così non bisogna assolutamente andare perché potresti finire lì. Potresti finire lì. Quindi per me è veramente stata una cosa indimenticabile e mi ricordo che tra quel Rigoletto a Parma e dopo Romeo e Giulietta a Salisburgo e la fila del reggimento alla Scala, devo dire che poi io mai ho fatto le audizioni perché i teatri poi, sai, è un passaparola e quindi si era diffusa la voce che c'era questa ragazza giovane, brava e quindi avevo È tutte le vero. porte di tutti i teatri aperti. Per questo bisogna veramente sfruttare le occasioni, le possibilità, i regali, i doni che ci vengono dati proprio quando il teatro si fida e ti affida un ruolo così importante in un posto così importante Che con meraviglia. l'obiettivo. Nino, mentre Studiare tu tanto. stavi rispondendo alla domanda, si è collegato il maestro Bisanti che ti saluta. Lì, saluta me e Tenino. Grazie Giampaolo. Stanno arrivando tantissime Saluto. emoticon, messaggi in continuazione, quelli che riesco a cogliere. Grazie. Ah, infatti non riusciamo a leggere i commenti, mi Tantissimi, dispiace. tantissimi, grazie, grazie a tutti. Nino, tra l'altro tu hai citato Rossini. Grazie. Tu hai cantato anche a Pesaro. Ecco, ti chiedo appunto in terra rossiniana se si avverte questo brio rossiniano. Cosa hai cantato a Pesaro? Che ricordi hai? Allora, sì, a Pesaro ho cantato la Gazzalatra nel E poi 2015 e poi Lissiège Courante, veramente, mamma mia, meravigliosa, meravigliosa. Poi, sai, lì veramente amano tanto Rossini e sentirsi amati da loro è una bellissima cosa. E loro mi hanno amato subito, veramente, quindi così come anche Sì. a Parma, perché sai, non era scontato il fatto che il pubblico del Teatro Regio si amasse, no? E quindi sono stata veramente felicissima perché loro anche mi hanno amata subito. E quindi avevo anche la conferma, sono una brava verdiana allora, così come a Pesaro, no? Hanno apprezzato molto il mio Rossini. Guarda, adoro veramente cantare Rossini lì perché veramente poi sai, il posto è veramente speciale perché è estate, c'è questo festival, incontri un sacco di amici e colleghi meravigliosi che non incontri A negli altri posti, ma a Pesaro sì. E quindi sì. E quindi no, è bellissimo. Poi io veramente adoro cantare Rossini, soprattutto Rossini serio, perché sta molto. Si addice molto alla mia vocalità e a, sai, tutte le agilità, le cose che poi sono, sai, guardando Verdi, no? Anche questo, per esempio, questo ruolo che ho appena fatto ieri, il ruolo di Giselda, è veramente, c'è tutto. È praticamente, è una cosa unita tra il bel canto. E per questo anche io suggerisco sempre ai miei allievi, ai ragazzi giovani, eccetera, cantate tanto bel canto. Perché bel canto, che io ho cantato per 20 anni, ok? È quello che ti dà proprio una base per affrontare poi tutto il Bello. resto. Sai, e Rossini è molto simile a questa cosa, perché quando tu hai, diciamo, le agilità molto facili, molto veloci, misto poi con la scrittura di Bellini, cioè Bellini o Donizetti o bel canto in generale, sai, questo modo di cantare morbido, sul fiato, sull'appoggio, dove ci vuole proprio il controllo del fiato. E se tu non hai il controllo del fiato, non riesci. E quindi anche lì capisci all'istante se la tua tecnica è giusta o no. E dopo che hai tutte queste basi del bel canto, dopo affrontare Verdi è Sì. molto più semplice. Perché? Perché
perché la scrittura è proprio quella, sai, tanto morbido, e dopo si attacca una cavaletta che deve essere grintosa, ma deve essere anche agile. Sai, quindi sono tutte queste cose che con gli anni, con l'esperienza, per quello non bisogna buttarsi subito a fare, capito, Verdi? Perché se tu affronti i ruoli verdiani senza queste basi, ti risulta molto più difficile, ti risulta molto più pesante. Invece, col verdanto... Sì. Io non ti faccio questa domanda un po' più che altro mia di curiosità. Io sono anche un'appassionata della Disney e ho capito molto anche quanto Walt Disney fosse legato all'opera e alla musica classica. Ad esempio, i primi doppiaggi sono musicali di Biancaneve erano proprio cantati da soprano, tenore. Ma tu hai mai pensato, sapevo, visto che tu hai anche dei figli piccolini, hai mai pensato di cantare qualcosa della Disney? Anche perché molti cartoni della Disney sono strutturati come un'opera lirica, con preludio, insomma, arie di presentazione e quant'altro. Tu ci hai mai pensato a questa cosa particolare oppure no? No, devo dirti la verità che no, non ci ho mai pensato, però quando ero piccola, devo dirti la verità che quello che canta Ariel, ti ricordi la Sirenetta? Io veramente, cioè, ero praticamente un disco rotto perché sapevo perfettamente la memoria e mi veniva benissimo. No, però no, non ho mai pensato a questa cosa, devo dirti la verità. Io ho sempre detto che se io non fossi diventata una cantante di lirica sarei bello, sì. Sì, perché io ho bisogno di arte, ho bisogno di palcoscenico, ho bisogno proprio, questa è una grandissima partita, e se consideriamo che io il mio primo concerto l'ho fatto quando avevo 8 anni e ho cantato l'aria di Oscar da Ballo in Maschera, immagina, Oscar lo sa, cioè immagina, oddio, capito, Gianni, scusami, mi è entrata la chiamata, non so se si è visto. Si è sentita che mi è entrata adesso? Ti sento, sì. No. Non ti ho sentito, proprio il silenzio, un silenzio. Ah no, infatti perché mi stavano chiamando, però ho schiacciato il rosso. Spero. No, e quindi sì, intanto sì, sicuramente... saluto Carmen Sessanta, che è una fan di opera classica, e c'è un giovanissimo soprano che è ammiratrice della Disney, quindi ciao Giada. Ciao, dai, ciao, magari in futuro puoi doppiare la Sirenetta con il tuo bel... Ah, volentieri? Dai, si spera. Allora, quindi questo bellissimo rapporto con Pesaro, tu hai detto una cosa che mi ha colpito. Io ho bisogno del palcoscenico. Tu che rapporto, come ti senti quando entri in un teatro? Hai un momento preferito, un po' come il suo momento preferito era quella frazione di secondi tra la fine dell'ultima nota suonata e l'inizio dell'applauso. Tu hai un momento di questo tipo? Che rapporto hai col palcoscenico? Guarda, io ti dico, no, non ho mai pensato a un momento preferito, no. Io semplicemente, l'unica cosa che so, che da quando ho messo il piede sul palcoscenico, appunto a 8 anni, io ho capito quanto io fossi felice in quel posto. Veramente. E da quel momento che ho capito che quello era quello che io volevo sempre farlo, sai, perché... Chiedevo sempre alla mia maestra di farmi cantare i concerti. Io volevo essere presente in tutti i concerti, cioè era una cosa, perché c'erano i bambini della mia età, sai, 8 anni, che alcuni non volevano, oppure, sai, timidi, oppure, no, io no, io volevo cantare in tutti i concerti, cioè era una cosa proprio assurda. E sai, veramente, sai che cosa penso? Per esempio, parlando sempre... Per esempio, prima abbiamo parlato di Traviata, no? I momenti in cui, perché se io canto, ovviamente sono lì, sono dentro un ruolo, no? Sto interpretando, quindi sono completamente concentrata in quello che canto, quello che dico, quello che recito. Quindi in quel momento io sono il personaggio che interpreto. Ma i momenti in cui suona l'orchestra e io non canto, per esempio, l'inizio del terzo atto di Traviata. Come inizia? Io sono sdraiata sul letto e aspetto, no, che l'orchestra finisca per attaccare Annina, comandate, no?
In quel momento, ogni volta che sono sdraiata sul letto, oppure in diversi allestimenti, alcune volte non sono nemmeno malata in alcuni allestimenti, quindi può essere che sia semplicemente seduta o che cammini, o che, indipendentemente dal fatto di cosa io stia facendo, in quel momento, quando ascolto quella musica splendida, meravigliosa, guardo il teatro e dico quanto io sia fortunata ad essere. Perché in quel momento io non devo pensare a niente, giusto? È semplicemente io sono lì e sì, sto recitando, certo, però è una cosa, diciamo, profonda, ma che mi permette anche comunque di guardare il teatro, no? Guardare il pubblico, di guardare le luci, di guardare la gente che mi guarda. E ti giuro, in quell'istante io non penso a niente tranne che quanto è meraviglioso il lavoro che sto facendo e quanto io sia fortunata ad essere qui in questo momento. Questo è il pensiero. E mi capita sempre, anche per esempio in Thais, sai, quando parte la scena della meditazione, no? Quanto è meraviglioso, no? Il suono del violino. In quell'istante io ho sempre pelle d'oca. Ho sempre pelle d'oca, perché proprio in quell'istante che guardo il teatro, ascolto questa musica meravigliosa, guardo il teatro. E dico, che meraviglia è! E guarda, ieri e questo lombardo che stiamo facendo è forma di concerto, giusto? E quindi nelle parti in cui non cantavo ero seduta. E quindi guardavo il pubblico, sai, guardavo, ascoltavo, guardavo le facce, cioè, è meraviglioso. Si vede, no, che amo il mio lavoro, vero? Quando racconti si sente che è talmente sincero perché arriva, esempio, a me, ad esempio, mi sono emozionata anch'io, mi sono un attimo intesimata nella cosa che mi stavi raccontando, bellissimo, c'è un rapporto così intenso, quasi come se il teatro fosse una persona, questo ho avuto la sensazione Sì, no, assolutamente, è proprio noi ci amiamo. di amore reciproco. Allora, io sono napoletana e molto spesso tu sei stata anche a Teatro San Carlo, quindi Adoro uno dei miei posti preferiti al mondo, Napoli, è il Teatro San Carlo. È la gente napoletana, io grazie adoro. Nino. Quindi tu, io mi ricordo anche che c'è fu il Teatro San Carlo diffuse una bellissima foto di te con Francesco De Muro di nuovo, di una Traviata stupenda, regia di Lorenzo Amato qualche anno fa, era prima della pandemia. E tu che appunto mi hai detto che hai questo bellissimo rapporto col teatro, insomma, come cosa hai cantato a Napoli oltre Traviata e che ricordi porti? Ti piace la città? Ti piace la cucina di Napoli? Guarda, al San Carlo io ho debuttato, credo che il mio debutto fosse proprio l'inaugurazione della stagione nuova con Otello di Rossini. Guarda, per me è stata veramente una cosa meravigliosa. Poi, sai, la compagnia che eravamo lì, tutta la compagnia, sai, credo che veramente è raro trovare cantanti così. Me tutti, c'è una cosa, sai, Otello di Rossini, hai presente quante tenori ci sono? Uno più bravo dell'altro, cioè, era una cosa meravigliosa. E poi, sai, i vestiti e l'allestimento, tutto. Quindi, quella inaugurazione è stata veramente trionfale e per me è stato l'inizio, diciamo, di questa lunga e bellissima collaborazione con questo meraviglioso teatro che per me il più bello in Napoli. Grazie. Ma è così, non è che c'è, cioè, la verità, è il più bello in assoluto, è il teatro dove si canta forse meglio in assoluto, con altri forse due teatri che hanno ugualmente meravigliosa acustica, ma sicuramente San Carlo si distingue e poi è il Ah, pubblico grazie, poi. che bella. Magnifico. Guarda, veramente, io sai che cosa. Poi ho cantato appunto al San Carlo sempre, ho cantato anche Racconti di Hoffman, Ruolo di Antonia, ho cantato La Traviata più volte, non solo una volta. E poi non mi ricordo altre cose che ho fatto. Comunque, la cosa che sempre mi ho questo ricordo di Napoli, che ogni volta che sono a Ah, che Napoli bello! sono felice. Sai, davvero, ti giuro, è proprio, porta un'energia molto speciale quella città, proprio, non so, sarà
per il sole, per l'aria, per la gente, non so che cosa è esattamente che la rende così. Bello, che bello. Tra l'altro mi sembra, se correggimi se sbaglio, che tu in quell'edizione dell'Otello eri testimonial di una gioielleria. Bellissimi. Sì, ecco, sì, anche qui sì. Tu avevi questa sì. bellissima responsabilità, mi pare proprio in occasione della premiere, e indossare questi gioielli meravigliosi. Sì, sì, sì. Ricordo che abbiamo anche sì. fatto un DVD, è un bellissimo DVD. È stato trasmesso più volte anche su. Sì, sì, assolutamente. Hai ragione. Infatti, mi ricordo di questa cosa particolare che ci fu a San Carlo e c'eri tu. Sì. Avevamo questi gioielli meravigliosi di Bulgari e io mi ricordo che avevo 5 ragazzi, i bodyguard, i quali ricordo che mi seguivano ovunque, no? Era bellissimo, era veramente divertente perché mi accompagnavano fino il palcoscenico e appena dovevo e poi rimanevano là, poi uscivo, mi aspettavano e poi andavamo nel camerino e così tutto il tempo, era veramente divertente. Poi erano 5 ragazzi carinissimi e ridevamo, scherzavamo, era veramente, sì, perché avevo addosso, non so, forse 2 milioni di euro, quindi sotto controllo. Sai com'è? Fantastico. Nino, poi tu sei stata anche al Festival di Salisburgo, che è uno dei più prestigiosi al mondo. Lì che cosa hai cantato? Si sente quest'aria, insomma, da genialità mozartiana? Guarda, Salisburgo veramente è davvero magico. E anche uno di quei posti, proprio un po' come anche Pesaro, no? Dove davvero si respira la musica, è una cosa pazzesca, veramente molto, molto rara. E a Salisburgo io ho debuttato con Romeo e Juliette nel 2008, era il nuovo allestimento, eravamo praticamente la prima era in diretta in 155 paesi diversi. Proprio una cosa, ci seguiva mezzo mondo, e era veramente, veramente una di quelle occasioni di cui ti ho parlato prima, sai? In quella prima, visto che io iniziavo, no? Avevo 25 anni, avevo appena finito l'accademia, erano le mie prime cose importantissime che facevo proprio, che mi hanno subito buttato a fare le cose importantissime, devo dire che non ho fatto gavetta, sai? Perché proprio... Sono arrivata in Italia che avevo già anni di esperienza sulle spalle e mi ricordo che Luca Targetti alla Scala si era fidato su di me all'istante e quindi è bella questa cosa, sai, infatti io sarò sempre grata a Luca per questa cosa e che riposi in pace. E allora io ero lì a Salisburgo, facevo questo Romeo e Giulietta, che era una delle cose più importanti in assoluto che succedeva in quel periodo. In più doveva esserci Anna Netrebko che doveva cantare Giulietta, ma Anna era incinta e per questo io l'avevo sostituito un mese prima. E anche, sai, il ruolo io non lo conoscevo per niente, con il ruolo francese, però appena mi hanno chiamato mi hanno detto questa cosa, vuoi essere la nostra Giulietta? E allora io senza minima esitazione, certamente, e sono corso subito, perché io mi ricordo che in quel periodo stavo cantando Gianni alla Scala, la Lauretta, e quindi loro mi hanno sentito durante una recita di Gianni Schicchi alla Scala e sono venuti da me e mi hanno detto vuoi essere la nostra Giulietta? Io ho detto sì. E allora vi ricordo che il giorno dopo sono corsa subito alla Ricordi che è in galleria a Milano, ho comprato lo spartito, ho cominciato a studiare e visto che avevo accettato ma non sapevo una parola di quella. L'aria, la Je veux vivre la conoscevo perché avevo anche cantato proprio all'audizione della Scala, dell'Accademia della Scala quando sono entrata in Accademia. E allora mi ricordo che ho imparato il ruolo di Giulietta in francese 2 settimane circa e ho cominciato le prove. Sono arrivata preparatissima. Devo dire che sono molto fortunata con la memoria del cervello perché proprio imparo le opere molto facilmente. Posso imparare e memorizzare praticamente anche 500 pagine Wow. anche in 2 settimane. Quindi, ma questo non è il mio merito, è il cervello, semplicemente mi è andato bene. E quindi, sai, e durante quella prima era proprio il giorno in cui io, il giorno dopo, o sarei stata veramente, veramente già, diciamo, famosa e conosciuta dell'opera, o non avrei più cantato. E quindi,
avevo deciso proprio che quella prima doveva essere in assoluto la cosa più bella che avevo mai fatto nella mia vita, e ti giuro che così è stato, perché quando i giornalisti mi chiedevano non sei spaventata o io dicevo no, sono ma, talmente felice che la paura non ha spazio. Wow, che potere della musica. E quindi sì, e quindi ho fatto questo Romeo e Giulietta, è stato bellissimo. Il giorno dopo davvero tutti parlavano, tutti i giornali, le riviste mondiali parlavano di questa ragazza appena di new star, dicevano. E poi è lì che mi hanno chiamato Angelina Jolie dell'opera. E da quel giorno che erano, diciamo, la giornali austriaci che mi hanno dato questo nome a Salisburgo, e da quel momento. Ah, grazie. Anche lei è bella, vero? E poi sono tornata a Salisburgo con altro Romeo e Giulietta qualche anno dopo, e poi anche con la Bohème, e poi sono tornata qualche anno fa con lui. Che bello, mamma, soddisfazioni, tra l'altro. Ma Nino, a te è mai capitato di emozionarti in scena, magari fino alle lacrime? Ah, sì, e come gestisci la... Perché il punto è che non bisogna emozionarsi, una volta che ti emozioni basta, andata, poi ti calmi. No, bisogna stare attenti però, sai, perché non bisogna proprio immedesimarsi nei personaggi. Questo io lo dico sempre, bisogna capire il personaggio, bisogna interpretarlo, bisogna approfondirlo, ma non bisogna immedesimarsi, perché se tu ti davvero ti immedesimi in un personaggio, per esempio come Violetta, poi ti ci vogliono più giorni per uscirne, sai? Quindi io comunque li prendo a cuore, do tutto me stessa, cerco di capirle, mi emoziono e ogni tanto piango anche, e mi vengo, pelle d'oca mi viene sempre, la pelle d'oca è una cosa proprio che mi appartiene nei momenti, però ecco, cerco comunque di tenere una minima distanza, sai, perché è per la nostra salute. sai qual era il momento che mi commuoveva sempre? In Rigoletto, quando attaccavo, ingannato, colpevole fui, l'amai troppo. E lì io li piangevo. E in Traviata, per esempio, ogni volta che io faccio, ma se tornando non mai salvato, ecco lì piango, mamma mia, sempre fatto emozionare anche me. Ma sì. È così, l'opera è magica. E invece Nino, momenti in cui ti veniva da ridere, scena, sono successi, capitati? No. Mille volte, però ovviamente sempre certo. Delle opere comiche, perché però più volte. Sai le cose che ci fanno ridere spesso ai cantanti, a noi colleghi? Quando per esempio sul palcoscenico sbagliamo una parola e oppure la pronunciamo male, quello è pericolosissimo, perché parte la risata che non si ferma più. Una volta mi è capitato durante Barbieri di Sicilia che ho praticamente ho scambiato i consonanti, c'è una cosa assurda, no? E tutta la compagnia mi ha guardato tipo, ma che cavolo? Io ho cominciato a ridere. Praticamente per tutto il duetto che loro stavano cantando, io dovevo essere sul palco a recitare, ho cantato tutto di spalle. L'intero duetto non mi sono girata, cioè io ero di spalle che ridevo, fine. Cioè, non riuscivo a calmarmi, non riuscivo più a calmarmi, era proprio partita è andata, basta. Quindi niente regia, non ho fatto niente, tutto il loro duetto io di spalle che ridevo. Ma è così, ogni tanto parte, non... Assolutamente. Nino, tu prima hai citato il teatro alla Scala di Milano. Diciamo che un po' tutto è iniziato da lì a Milano, insomma. Quindi sei proprio diplomata Certo. all'Accademia del Teatro alla Scala, di Milano, ed è lì hai fatto anche le tue prime, penso, apparizioni in scena. Ecco,
Come mai? Come sei arrivata lì all'Accademia di Milano? Insomma, come è accaduto tutto? Perché tu vieni dalla... Guarda, questa è una bellissima storia perché io ero al Conservatorio della Georgia, no? Di Tbilisi, e già ero anche solista nel nostro teatro dell'opera di Tbilisi. E quindi già stavo cantando i ruoli principali, meravigliosi, grandi, però sai, cioè, il mio sogno era andare alla Scala. Proprio, credo che sia il sogno di tutti i cantanti, vero? Però cioè, io proprio sognavo da quando avevo 8 anni, cioè da quando ho capito che cosa era opera, no? E mi ricordo che io ero lì al conservatorio e il conservatorio dava il conservatorio con la collaborazione all'ambasciata italiana. Mi ricordo, all'epoca c'era l'ambasciatore Fabrizio Romano, che io ringrazio e lo ringrazierò sempre perché lui veramente ha partecipato molto nell'inizio del mio percorso, no? Perché così sai, nella vita quando incontri le persone giuste, ti cambiano la vita, giusto? E tutto quello si chiama anche destino, no? E lui era ambasciatore all'epoca e aveva una grandissima esperienza. Perché lui proprio amava l'opera con la moglie Nancy, loro amavano proprio l'opera e venivano al conservatorio e organizzavano anche delle recite dove ci ingaggiavano a noi cantanti. E mi ricordo che lui aveva questa borsa di studio e i ragazzi migliori del conservatorio mandava a fare 6 mesi al conservatorio di Roma con la borsa di studio. Io avevo vinto questo. Quindi io stavo per andare a fare 6 mesi con la borsa di studio, un masterclass, diciamo, al Conservatorio di Roma, pensa a te, no? A un certo punto, però, lui mi dice: "Ma non hai mai pensato alla Scala, Nino?" E io, cioè sempre, no? E lui mi fa: "Perché sai che all'Accademia della Scala c'è la Scala?" E io ho detto sì, lo so, ho detto certo, sai, in realtà non ci avevo io non avevo mai pensato alla Cadetta della Scala, sai, onestamente ti dico, non era nei miei programmi, io ovviamente sognavo di andare un giorno a Scala, eccetera, però il mio percorso non prevedeva l'inizio con l'Accademia della Scala, anche perché ti giuro, nessuno mi aveva ancora parlato di questa cosa, no? Lui mi ha parlato di questa cosa, allora abbiamo mandato i miei documenti, mi sono iscritta. E devo dirti la verità che all'epoca in Georgia la situazione economica era veramente molto drammatica e anche noi, nella mia famiglia, eravamo estremamente poveri, ma proprio molto poveri, cioè che tipo mangiavamo un pezzo di pane al giorno, delle cose molto brutte, no? E io mi ricordo che io ovviamente non avevo i soldi per affrontare la settimana di audizione alla Scala, no? E mi ricordo che il direttore artistico del teatro mi ha comprato il volo e invece per l'hotel mi sono praticamente indebitata con tutto il conservatorio. Cioè, ho chiesto i soldi in prestito a tutti, ho raccolto una somma e sono venuta a Milano a fare il concorso dell'Accademia. Però sai, tutte le persone, appunto, come Fabrizio Romano, che ha inviato i documenti alla Scala per me, è stato perché lui mi ha detto: "Portami questi documenti che gli invio." Sai? Ah, guarda, ciao, devo salutare, c'è la mia amica. E quindi, capito? E lui mi ha inviato questi documenti, quindi pensa che aiuto, no? Che io subito sono andata, ho fatto tutti i documenti come lui mi ha chiesto, ho portato all'ambasciata e l'ambasciata ha inviato i miei documenti all'Accademia. Esatto, quindi capito? E perché era più semplice, no? Piuttosto che io con la posta, eccetera, eccetera, no? Bellissimo. E sono arrivata, ho appunto col biglietto comprato dal direttore artistico con i soldi che ho chiesto a tutti. Sono arrivata a Milano, ho fatto il concorso di 600 partecipanti, cioè in quell'anno era una cosa, e di questi 600 partecipanti credo che 500 fossero soprani. E allora ci hanno preso solo 9, di cui Mamma una ero mia, io. Del 100 al 9.
Mi ricordo che assolutamente la mia prima chiamata è stata assolutamente subito al direttore artistico, perché quando lui mi ha comprato questo biglietto, e all'epoca non è che i biglietti costavano come adesso, per esempio 50 euro, 60 euro, costavano una cosa incredibile, sai, stiamo parlando del 2005. E lui quando mi ha comprato questo biglietto mi ha guardato e mi ha detto: vai Nino, perché tu vincerai, ti prenderanno e sappiamo tutti, tu devi andare a Milano. Cioè così, sai... Quindi, cioè, io avevo tutta questa gente che aveva stima e fiducia in me, quindi non potevo deluderli, sai, e sono felice che non li deludi. Poi sono tornata a Tbilisi, ho ringraziato tanto l'ambasciatore, ovviamente la mia borsa di studio è stata data a qualcun altro, perché io ormai facevo parte dell'Accademia della Scala, quindi... Come Baresi scoprì Verdi e ci ha creduto fino in fondo, insomma, quindi dobbiamo anche un po'... Lui. Ma è importante queste Simonino, cose. Ma veramente queste persone che ti hanno aiutato sono da lodare sempre, le ringrazio sempre. Assolutamente, perché sono proprio le persone, sai, perché i percorsi sono tutti diversi, no? Ognuno di noi ha i percorsi diversi, però sai, la vera fortuna è proprio incontrare le persone che ti vogliono bene, che hanno fiducia in te, e poi ovviamente tu devi cercare di non deluderli, no? E io davvero avevo così grande responsabilità, sai, perché sono arrivata lì a Milano e dicevo: c'è tutta questa gente che ci crede, io adesso come faccio a tornare in Georgia senza far parte di questa accademia? Cioè, non è possibile, capito? Quindi io andavo là e cantavo proprio come meglio potevo, perché appunto, cioè, non c'era per me, non c'era la possibilità di tornare e dire: scusate ragazzi, non mi hanno preso. Cioè, proprio per me era proprio sarei stata mortificata, sai, La e quindi tua sono vita stata iniziava brava. a cambiare tantissimo. Quindi, un po' la tua famiglia cosa diceva di questa tua carriera, di questi tuoi primi successi, magari anche i primi guadagni, perché c'è anche l'aspetto economico che è importante. Quindi, quando tutto è iniziato a cambiare, tu, un po' come Cenerentola, insomma, hai iniziato a cambiare. La tua famiglia cosa diceva della tua carriera? Cosa hai iniziato a pensare? Tu cosa? Guarda, loro mi guardavano, cioè loro sono sempre stati i miei più grandi fan, no? Mia mamma purtroppo è morta nel 2003, aveva solo 50 anni e aveva il cancro e ci ha lasciati, era giovane e bellissima, ma è così, no? Ogni tanto fa questi scherzi. E, però la cosa che mi ricordo, che questa storia ve la voglio raccontare, che io in quel periodo stavo facendo le prove di Don Pasquale al teatro del nostro di Tbilisi, no? Teatro dell'Opera di Tbilisi. E mi ricordo che eravamo tre compagnie e provavamo tutti i giorni, no? Per la prima di Don Pasquale. E anche non si sapeva che compagnia avrebbe cantato la prima, in realtà, sai, perché fino all'ultimo momento chi era meglio, chi era la migliore o i migliori faceva la prima, come in ogni compagnia del teatro, credo, no? Non lo so, perché dopo quella volta non ho mai più fatto parte di una compagnia di un teatro, tranne che essere sempre ospite, giusto? E mi ricordo che la mamma era già malata, è stata una cosa tutto molto veloce, in un mese praticamente ce l'ha portata via, via. Mi ricordo che quando venivano i dottori, infermieri, eccetera, lei continuava a dire a tutti: sapete che la mia figlia è cantante e canterà la prima di Don Pasquale al teatro. E io dicevo: mamma, dai, non si sta, capito? Io ero in imbarazzo, sai, 20 anni, una ragazza di 20 anni, no? E dicevo: mamma, dai, non si sta ancora, non è... sì, forse canterò la prima, così, no? E lei: no, 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 mia figlia è la migliore e lei canterà la prima. E lei da sempre aveva questa cosa, anche quando andavo a fare i concorsi, no? E mi ricordo che due o tre volte ho chiamato, no? E ho detto: mamma, ma sai che ci sono i ragazzi che hanno le voci che sono tipo il doppio della mia e sono bravissimi e grandissimi. E lei mi diceva: e allora tu sei la migliore. Così. Loro possono anche avere le voci più grandi se vuoi, o sono più grandi di te, ma tu tanto vinci perché sei la migliore. Dai, che Io ho vinti meraviglia! tutti. Tutti i concorsi che ho fatto, li ho vinti tutti. Perché sai, è importante che un genitore davvero abbia fiducia in te e ti Sì. sopporti tanto, giusto? Adesso mio padre è uguale, mio fratello è uguale, tutta la mia famiglia sono i miei più grandi sostenitori. E allora, praticamente, quando mia mamma è morta, dopo 10 giorni
c'era la prima. Io il giorno dopo ero già alla prova. E nessuno avrebbe pensato che io sarei rientrata, no? E quando io sono andata alle prove, i ragazzi mi guardavano un po' male, no? Perché pensavano, ah, questa è impazzita. Cosa ci fa qua? Capito? Cioè, mi guardavano male. Devo dire, un po' perplessi dal fatto che io, il giorno dopo, io li ho guardati e gli ho detto, ragazzi, qual è il problema esattamente? Io sto facendo quello che voleva mia mamma. Cioè, non è che devo stare a casa adesso a piangere. Lei voleva che io cantassi. Io sono qua e canterò. Se poi mi merito la prima, farò la prima. Se io invece non me la merito, canterò altre recite. Ma io sono qua, ho provato per questa produzione. Lei era quello di cui parlava sempre. Io farò questa produzione. E io ho cantato la prima. E mi ricordo che tutte le persone che conoscevano la mamma e conoscevano la storia, dopo la prima venivano da me tutti in lacrime. Eravamo tutti in lacrime, sai, perché io ero emozionatissima, perché ero veramente un'esplosione di emozioni tra quello che avevo passato e quello che avevo affrontato. Però sai, è importante quando hai una famiglia così che ti sostiene, no? E adesso, poi ovviamente quando sono andata via, mio padre felicissimo, mio fratello felicissimo, perché era quello che desideravo, e loro, se io ecco, sono che bello. Ma tua mamma non è mai riuscita a vederti sul palco però cantare, oppure no? Certo, ma io poi sono partita nel 2005, lei. Ok, perché invece tuo papà ti segue un po', tuo fratello ti segue. Papà sì, devo dire che prima del Covid, prima della pandemia, seguiva molto di più, adesso un po' meno, anche perché poi ci sono i nipotini in Georgia, con i nipotini, tra i figli, tra il fratello. Che meraviglia, Nino, sì. Che bello. Nino, ma se tu avessi la possibilità di parlare con la te stessa degli inizi, cosa le diresti? Bravissima. devo dirti la verità, è così. Le direi brava, davvero brava, perché è stata coraggiosa, è stata determinata, professionista. Brava. Perché, sai, la cosa di cui io davvero vado fiera, ma veramente, veramente, che affronto questo lavoro davvero come un dono. E come sai, mi considero una persona molto fortunata, perché dopo 23 anni dal mio debutto sono ancora qui a godermi di questo lavoro, a godermi di questo mondo, che non è un mondo facile, non è un mondo facile, non è per niente facile essere cantanti d'opera, soprattutto quando una volta che hai le responsabilità, la gente aspetta sempre il massimo da te, no? Perché sai, diventare famosi forse non è così tanto difficile come poi rimanerci, ma non famosi, cioè non è importante essere famosi, diciamo al livello alto. Una volta che hai raggiunto un livello alto, poi non è facile rimanerci là, quindi ogni volta proprio studio, determinazione, professionalità, come ti proponi, come ti presenti, se sei preparata, mai arrivare in teatro impreparati. Per me è una cosa inconcepibile, sai? E sono tutte queste cose che poi alla fine, sai, determinano il fatto di carriera, di anni, di come stanno andando le cose, sai? Quasi tutto ha sempre senso. Poi ci sono anche eccezioni, ovviamente, però normalmente è così. Se davvero sei una grande professionista determinata, preparata, eccetera, poi... Nino, ma il successo quanto ti ha cambiato e quanto ha cambiato poi la tua vita? A me non credo che mi abbia cambiato, almeno questo è quello che mi viene detto, poi non lo so. Io non lo so, non posso giudicare me stessa, no? Però quello che mi viene detto dai miei amici, che sono da sempre, ma sai... forse è una scelta, sai, cambiarsi. Le persone che cambiano, credo che loro vogliono cambiare. Perché se no, perché dovresti cambiare? Qual è il senso? Perché non puoi rimanere come sei? Ovviamente se sei così, rimani così. E io mi trovo bene come sono. Sono una persona solare, gentile. E soprattutto sai che cosa? Io... Il pensiero che io ho è: tratta le persone come vuoi essere trattato. E
io per quello, io visto che io amo le persone gentili ed educate, io sono gentile ed educata, perché ecco, voglio essere trattata. Grande. Quindi ti dico, ho detto dai miei amici, io non so. Nino, cos'è per te la musica? Magia. È l'espressione dell'anima. È il miglior modo per esprimersi, sai, è più forte delle parole, molto meglio parlare. Ma anche non solo cantare, sai, no, la musica sì, in generale, perché, guarda, è meraviglioso, la musica è... Se non è possibile vivere sì, senza. Nino! Quello che ci rende felici, anche tristi, pensa quanto potere ha. Un tipo di musica che stai ascoltando ti può far ballare o far piangere, quindi è potenza sì, infinita. Nino, ma c'è un costume che ti è piaciuto talmente tanto che tu hai indossato magari durante qualche produzione che avresti voluto prenderlo e portarlo via? Più volte. Più volte mi è stata regalata la quelle cose qua, devo dire che mai costumi, niente. Ma i costumi no. Vabbè, anche trucchi, immagino, poi facendo violetta. Capitato. Sì, sì, certo. Ti faccio questa domanda, diciamo, ci abbiamo alla conclusione, un po' curiosa, se tu, anche se penso forse di sapere, tu se dovessi fare un aperitivo con un compositore del passato, chi sceglieresti e perché? Allora, credo che sceglierei okay. Verdi. Sì. Tu che pensavi? Verdi, ok. Verdi. Che come... Perché lui davvero sapeva toccare l'anima. Sono d'accordo. Sì. Sì, vero. Ma poi tra l'altro, vabbè, io sono di parte, il mio compositore preferito, quindi sono completamente d'accordo. Guarda, io ti dico che io non ho un compositore preferito. Ok? No, questa cosa, così come non ho un'opera preferita, non ho un ruolo preferito, davvero, non ce l'ho. Amo più ruoli, amo più opere, amo più compositori, amo anche follemente Puccini, eccetera. Ma Verdi, perché proprio gli avrei chiesto come fa a toccare così tanto le anime. Cioè, capisci, questo è veramente, perché... ha un'abilità sì, infatti, davvero come rara. Ti sentissi a tuo agio, sempre a volta. Quella è la mia impressione. È incredibile. Sì. È incredibile. Un grande abbraccio. Infatti, piangeremo per tutti. Quindi, frase azzeccatissima. No, allora, io ti vorrei grazie. Chiedere questo. Se ovviamente puoi darci qualche informazione sui tuoi eventi futuri, se puoi. Altrimenti non preoccuparti. Certo. Certo, guarda, allora, le cose che già state annunciate, sono veramente super 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 emozionata per fare il mio debutto in Idomeneo. E sì, che io nella mia carriera ho cantato poco Mozart, devo dire, ho toccato poco Mozart, perché proprio mi ero concentrata tutto sul bel canto in tutti questi anni in Europa e al mondo, e quindi avevo cantato poco Mozart. Avevo cantato alla Scala, appena sono arrivata in Georgia avevo cantato Don Giovanni, ma poi sono arrivata in Italia e l'Accademia per 2 anni di fila ha messo sul palco l'opera di Mozart. Il primo anno abbiamo fatto Ascanio in Alba, dove io facevo il ruolo di Silvia, meraviglioso, con 4 arie difficilissime, che sono divertita, è veramente bellissima. E l'anno dopo invece hanno fatto Così fa tutte. E così, diciamo che dopo io non ho più fatto Mozart, perché appunto quando sono uscita dall'Accademia ho cominciato subito con Lucia, Puritani, Sonnambula, sai, Romeo e Giulietta, Elisir d'Amore, Rigoletto, per cui la mia carriera è andata in quella direzione. E adesso quindi sono molto 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 entusiasta di fare, diciamo, questa conoscenza di questo nuovo ruolo di Elettra. Cioè, credo che sia la prima volta che farò una ragazza cattiva. Perché normalmente
sono sempre una brava ragazza sul palco. Interpreto sempre le ragazze che amano, che soffrono, che muoiono, eccetera. E questa è la prima donna cattiva, un po' cattivella. Ma sarà molto interessante perché è veramente un ruolo che mi piace tantissimo. Quindi farò il debutto in Idomeneo. Quest'estate sarò a Macerata a fare la Traviata, anche sarà il mio debutto a Macerata, sono veramente molto 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 entusiasta. Poi avrò il recital, faccio un recital a Lisbona, Portogallo, anche a Copenaghen, bellissimo, faccio il mio secondo recital, molto interessante, dove canto la musica dei compositori russi, Tchaikovsky, quindi farò l'italiana, e anche sono molto molto entusiasta di questo progetto nuovo per me, perché anche non ho mai cantato questi ruoli. E poi subito dopo il Idomeneo vado a fare un altro debutto di fila, quando parlo che imparo velocemente per fortuna, subito dopo il Idomeneo sarà Elisabetta. Esatto, okay. E dopo non mi ricordo. Sì, tantissimo. Nino, intanto io ti devo soltanto ringraziare per avermi dedicato questo tuo tempo che, come dice un mio amico filosofo, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi io ti ringrazio. Non so se grazie, saluti magari in italiano, in georgiano, come vuoi. Perché... Certo, no, saluto tutti con grandissimo affetto. Non so se è possibile leggere i commenti una volta che live è finito. No, vabbè, mi dispiace. Però grazie a tutti voi che ci avete mandato i messaggi. Vi ringrazio tantissimo col cuore. Non lo so se ci sono anche altre persone, devo salutare in altre lingue, non lo so, comunque Didi Marlova, facciamo in georgiano anche con la Didi Marlova, thank you so much, e grazie. Grazie, c'erano amici dall'Argentina che dicevano, quando vieni al Colon? No, ma io non vedo l'ora, ragazzi, io non ho mai cantato al Teatro Colon, che meraviglia, spero veramente molto... Molto presto. Dai, sono contentissima. Piacere. Io intanto ti ringrazio, è stato un onore, una grande emozione e un piacere enorme poter chiacchierare con te e conoscerti un po' ancora meglio, insomma, sia da un punto di vista professionale, che tutti sappiamo quanto sei brava, sia da un punto di vista umano e emozionale. Quindi io ti ringrazio tantissimo. E ti auguro veramente che tutti gli altri tuoi sogni si potranno avverare a livello professionale e ti auguro sempre, saluto tutti in chat, grazie, siete stati tantissimi, grazie a tutti e ti auguro sempre Nino buona salute e buona musica. Grazie mille Serena, grazie anche a te e grazie a tutti i tuoi livello grazie, ciao ciao a tutti, bacio, ciao ciao ciao. Wow.